Mister, sicuramente è anche difficile commentare una partita come questa in cui l'Arezzo ha avuto tante occasioni, un palo, una traversa e poi è arrivata questa doccia gelata in pieno recupero, un'ottima prestazione, già era stretto il pareggio, diciamo, addirittura commentare una sconfitta. Nel calcio purtroppo chi la butta dentro vince, io cosa devo dire? Cioè, se fossi l'allenatore che fa una prestazione del genere e perde sarei orgoglioso, fiero. Se fossi l'allenatore della squadra avversaria un pizzico di vergogna ce l'avrei con grande onestà, anche se loro hanno vinto e sono stati bravi. Noi abbiamo provato e riprovato, le azioni non sono state mai frutto di improvvisazione, il taglio alle spalle dei due centrali di Feolo l'abbiamo provato per una settimana intera, lì è una questione di centimetri. Palo interno, abbiamo sempre palleggiato, abbiamo distribuito e questa è la risposta a qualcuno che pensava che le squadre di Capuano potessero soltanto essere dietro la linea della palla ed essere soltanto delle squadre tatticamente perfette. Oggi penso, ma non solo oggi, in questo precampionato l'Arezzo ha dimostrato anche con una squadra totalmente nuova di giocare un calcio, mi sia consentito, lo dico dopo aver perso, quindi di un'altra categoria. Perché penso giocare questo determinato calcio sotto il profilo del palleggio, della distribuzione, delle angolazioni della giocata, però poi alla fine abbiamo perso e abbiamo perso con... Tanto con un gol che poteva essere evitato, no? Che la punizione un po' per frustrazione. La punizione è un fallo di frustrazione. La barriera non la vai a fare perché dici ma questo tira da 50 metri. Questo mette la palla alla Cristiano Ronaldo all'incrocio dei pali, amen e tutti al Duomo da Don Alvaro. C'è poco da dire. Cioè, adesso magari l'Aquila dirà tatticamente bravi, tatticamente è una minchia. Cioè, tatticamente cosa? Tatticamente cosa? Il 4-3-1-2 si conferma quello che può essere il modulo, no, giusto per questa squadra, le riparti da quella che ha fatto il secondo tempo di Sant'Arcangelo. Allora, questa è una squadra di giocatori bravi e giovani, va bene? Detto ciò può giocare con diversi sistemi di gioco, abbiamo cambiato anche durante la gara. È una squadra che fa del palleggio, della proposizione, ma anche della cattiveria sana agonistica. Oggi io sono entrato negli spogliatoi, gli ho detto bravi. Ero arrabbiato perché non si può prendere quel gol, però voglio dire, continuando in questo modo sicuramente raggiungeremo l'obiettivo, ma ci toglieremo grandi soddisfazioni. Ecco, si è visto, insomma, anche dicevi prima, no, un ottimo calcio, cioè una bellissima manovra scegliendo i giocatori. Questa è la risposta a qualcuno che diceva che il calcio di Capuano era un calcio propositivo soltanto nella fase difendente. Io non ho mai risposto, io ho dato risposte nella vita, sempre sul campo. Va bene, adesso costoro non so che dicono, magari diranno però si è perso. Diranno però si è perso. Tra tutte le occasioni, diciamo, forse l'unica quella che è stata un errore è quella di Betancourt, no? Che ha tirato fuori gli altri pali. Betancourt te la voleva mettere dentro, purtroppo, ma anche il primo tempo, la palla che il palo interno va fuori, lì la devi mettere dentro, lì defendi dove attaccare con più cattiveria, tutte quelle palle che sono passate, voglio dire, lì vanno attaccate con più cattiveria. Ecco, se le chiedo un punto in due partite, gestire anche questa partenza, diciamo, sicuramente che lei pensava in maniera differente, una squadra comunque molto giovane, adesso questa settimana su cosa dovrà lavorare in particolare? Ma nulla, penso che ho l'esperienza per poter... voglio dire, far credere alla squadra che dobbiamo migliorare, ma noi lo sapevamo, cioè quando hai una squadra giovane, noi io penso che abbiamo una squadra giovane ma un'ottima squadra, quindi l'obiettivo lo manterremo e manterremo anche la promessa giocando un buon calcio.